Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecronache del Pandita. Quest'oggi vediamo un match veramente molto molto importante, perché dalla puntata di SmackDown del gennaio del 2004 vediamo il main event di quella puntata, ovvero uno street fight match tra Hardcore Holly e Big Show, mentre qui vediamo il WWE Champion Brock Lesnar. E perché fa la sua presenza Brock Lesnar in questo incontro? Perché alla Royal Rumble, che si svolgerà a 2 settimane da questo incontro, alla Royal Rumble 2004, Brock Lesnar difenderà il titolo WWE dall'assalto appunto di Hardcore Holly. Questo perché? Perché nel 2002 Brock Lesnar infortunò in maniera importante al collo Hardcore Holly, un infortunio che tenne Hardcore Holly fuori dalla WWE per più di un anno. E al suo ritorno, nel novembre del 2003, Hardcore Holly ha deciso di vendicarsi di Brock Lesnar dell'infortunio procuratogli da Brock Lesnar e lo ha sfidato per il titolo WWE. Sfida che appunto si concretizzerà alla Royal Rumble. E quest'oggi Hardcore Holly affronta, diciamo, quello che all'epoca era il miglior amico di Brock Lesnar, ovvero il campione degli Stati Uniti, Big Show. E lo affronta in uno street fight match, ovvero un match senza squalifiche, senza conteggi fuori del ring, dove vale tutto. E qui la telecamera, diciamo, inquadra un po' di oggetti che sono presenti a bordo ring per questo street fight match. Quindi Brock Lesnar vedrà il match dal tavolo di commento e farà compagnia a Taz e a Michael Cole. E diciamo che Big Show, come dire, si presenta in questo match molto preparato, perché si presenta accompagnato da una sedia che comunque ha una certa importanza, perché se vedete Big Show ha un cerotto anche abbastanza vistoso sulla fronte, e quel cerotto serve per coprire una ferita procuratagli proprio da Hardcore Holly la settimana scorsa, ferita che gli è stata procurata appunto da un colpo subito proprio con la sedia con la quale Big Show ha fatto il suo ingresso nel ring per questo match, sedia che tuttora mantiene in mano. E qui la WWE ci ricorda l'appuntamento della Royal Rumble, l'edizione 2004, l'edizione dimenticata dalla WWE per via del vincitore del Royal Rumble match, che come sapete tutti è Chris Benoit. E qui vediamo l'ingresso di Hardcore Holly. Neanche tempo per terminare gli annunci e si parte subito con Big Show e Hardcore Holly che vanno a lottare sul corridoio che divide lo stage dal ring. Ovviamente, come sempre quando si parla di Big Show, c'è la differenza abissale a livello di peso, a livello di chili, a livello di altezza tra Big Show e qualunque avversario si pone davanti. Quindi ovviamente per Hardcore Holly, come dire, si parte in svantaggio per lui, però ovviamente visto che si tratta di uno street fight match, Hardcore Holly può, vista l'esperienza di Hardcore Holly nel wrestling hardcore, diciamo che il fatto che questo sia un match senza squalifiche potrebbe in qualche modo avvantaggiare Hardcore Holly, che qui va a prendere una scopa da strega e gliela spezza sulla schiena di Big Show, e poi con il rimanente della scopa va a colpire Big Show sempre sulla schiena. Ma Big Show, come se niente fosse, prende Hardcore Holly e lo butta fuori dal ring, dove ci sono altri oggetti. L'arbitro è Brian Ebner e qui Big Show accompagna Hardcore Holly vicino al muretto, ma qui Hardcore Holly evita la chop di Big Show e colpisce il campione degli Stati Uniti con una serie di pugni e poi con una sediata prima sul braccio e poi sulla schiena.
così, giusto bene. Poi Arcorolli vede Brock Lesnar che presenta il tavolo di commento e lo va ad attaccare. Arcorolli non vuole assolutamente aspettare la Royal Rumble. Arcorolli vuole spezzare il collo di Brock Lesnar, così come Brock Lesnar spezzò il collo a lui un paio d'anni fa. Però questa distrazione è fatale per Arcorolli, perché finisce vittima di un attacco piuttosto importante di Big Show, che lo spiaccica contro il paletto di sostegno del ring e poi continua l'opera colpendolo con il coperchio del bidone della spazzatura. E qui Big Show riprende Arcorolli e lo riporta in maniera coercitiva all'interno del ring, e poi andrà a prendere qualcos'altro mentre Brock Lesnar al commento incita il suo migliore amico, vuole che Big Show distrugga Arcorolli, così Brock Lesnar non potrà difendere la cintura contro Arcorolli alla Royal Rumble, anzi potrà evitare di difendere la cintura contro Arcorolli alla Royal Rumble. Però qui Arcorolli ovviamente, come dire, approfitta della lentezza di Big Show nell'entrare nel ring per colpirlo con un cartello stradale, così, giusto per. È bello che in questi bidoni dell'immondizia c'è di tutto, c'è veramente di tutto. E qui Big Show svuota un bidone e poi pam, lo schiaccia sulla schiena di Arcorolli, mentre Brock Lesnar, probabilmente visto l'attacco che ha subito pochi minuti fa, sta bestemmiando tutti i santi. E qui attenzione di Arcorolli, guardate l'agilità di Arcorolli che scappando da Big Show lo colpisce le gambe, e Big Show, come dire, va giù e inavvertitamente va a finire con la testa contro il bidone, che ovviamente è d'alluminio, e ovviamente Arcorolli, per dire, prende il bidone e lo schianta più volte sulla testa di Big Show, e Big Show questa volta va giù. E qui Arcorolli va a tentare lo schienamento, ma c'è solo il conto di due da parte dell'arbitro Brian Ebner. Il match continua con Arcorolli che adesso cosa vuole fare? Va con una full Nelson, una presa di sottomissione al collo, però Big Show ovviamente prontamente si libera della presa e schiaccia Arcorolli all'angolo. E qui Brock Lesnar comincia un po' a godere, visto l'odio atavico che Brock Lesnar provoca nei confronti di Arcorolli, che nel frattempo ha recuperato un oggetto, ma non so che cazzo è. Mentre attenzione, Big Show potrebbe andare per lo showstopper, e lo spray a peperoncino. Sì, è uno spray a peperoncino. Sì, è uno spray a peperoncino in un match di wrestling. Poi, e nel frattempo, aia, una sediata per Arcorolli, che adesso prende la sedia, la apre. Brock Lesnar sente, come dire, l'odore del marcio, e qui attenzione, Arcorolli strozza Big Show con la sedia, e ricordiamo è tutto legale perché è uno street fight match, e Big Show cede, Big Show cede, Arcorolli vince questo street fight match utilizzando la sedia. E qui Arcorolli molto intelligentemente utilizza i vantaggi dello street fight match per vincere questo incontro, per battere Big Show, e lo fa in maniera quantomeno originale. E adesso Arcorolli chiude la pratica, Big Show punta il dito contro Brock Lesnar e gli dice: amico mio, alla Rumble io ti batterò, ma soprattutto ti spezzerò il collo così come tu me lo hai spezzato 2 anni fa. E qui i due si danno degli sguardi, e qui però Brock Lesnar, appena vede Arcorolli, scappa via perché non vuole avere nulla a che fare con il nativo dell'Alabama, che non solo vince il match ma si presenta come possibile favorito all'incontro della Royal Rumble. Spoiler, così non sarà. Bene, su queste immagini io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre qui su YouTube.